da oggi, vi dico che stiamo registrando che è sabato, abbiamo superato il pesce d'aprile alla grande. Sabato 2 aprile siamo al Foro Boario, vi faccio vedere comunque in esterna come stiamo lavorando. Io sono con le facce degli organizzatori. Mare, ma non stai in corsatura, mentre che stai registrando, ma come si? No, ecco, comunque stanno lavorando e vi dico, loro hanno scelto me per stare dentro 3 giorni alla fiera e questo è l'inizio, siamo in grande forma, ragazzi. Allora, possiamo dare ufficialmente delle informazioni, quindi diciamo che quante aziende sono, presidente? Saranno una ottantina di aziende fra stendisti, poi ci saranno le aziende agricole che porteranno pure gli animali e più tutta l'organizzazione, insomma ci sarà un bel movimento. Zocco, Sì. a livello di marketing e di informazione, a che punto siamo dopo a quasi una settimana? Quindi l'aspetto delle brochure, cartellonistica, online stiamo vedendo già qualcosa? Abbiamo completato il tutto, le 3 province sono state interessate, quindi Catania, Siracusa e Ragusa già sono state fornite di cartellonistica. Comunque abbiamo quasi finito di distribuire anche ai piccoli esercenti Ok. tutto quello che è la parte cartacea di pubblicità. L'aspetto del convegno. L'aspetto del convegno tratterà soprattutto la nuova programmazione 2014-2020 con tutta l'uscita di tutta la situazione dei bandi PSR Sicilia, interverranno i 17 GAL della regione siciliana, interverranno gli onorevoli, avremo la presenza in fiera di persone illustri anche del nord che verranno come rappresentanti delle associazioni di razza nazionali che sono state invitate, per la quale avremo anche qui una referenza e quindi tutto a 360 gradi sulla Benissimo. nuova programmazione. 822 ingresso libero. C'è anche un servizio bus navetta che parte da Se Canicattini, una cosa giusto? importantissima, come abbiamo fatto l'anno scorso, anche quest'anno mettiamo a disposizione quindi bus e navetta gratuite, partenza da Piazza Borsellino o Piazza Caduti di Masseria, Protezione Civile di Canicattini. I bus sono gratuiti. L'obiettivo alla seconda edizione. L'obiettivo è superare alla grande le 20.000 presenze dell'anno scorso, cercare di risvegliare ancora una volta il territorio che ha bisogno di una scintilla, di una scossa, quindi essere presenti tutti e questa deve essere la festa di tutti, dell'agricoltura, della meccanizzazione, dell'agroalimentare e di tutti quelli che vogliono partecipare. Abbiamo anche gli spettacoli, vediamo di metterli assieme. Allora, Bruno Pernici per il country. Benissimo. Concita La Rosa con la sua palestra, che è la palestra dei dance di Canicattini, faranno un saggio. Poi abbiamo i Mulari di Rosolini. Ecco. C'è anche Roberta Cassarino, ci farà l'onore di darci come dire, una mano d'aiuto con gli spettacoli. Perfetto. I Mulari di Rosolini, favolose. E poi c'è lo Speriamo. spettacolo Circense con i cavalli. Chi C'è sono lo loro? spettacolo Circense con i Show cavalli. degli Arabi. Ecco. Show dei Cavalli Poi io ci sono e io faccio spettacolo da solo e poi arriverà Nadia Hakmet con le sue sacerdotesse perché la sacralità e l'integrazione del mondo animale con il mondo arabo è molto importante. Quindi avremo anche questo binomio. 3 giorni, 8, 9, 10, dalle 8 di mattina alle 22. Fate finta che noi non ci saremo. Ci sentirete, ci vedrete, l'urlo sarà muu, vi aspettiamo. Ciao!